Perché una delle persone, dei professionisti, dei medici in Italia che hanno più di altri contribuito a divulgare la medicina integrata e a far capire a tutti cosa, che non c'è solo la chimica, la biochimica, ma c'è molto di più, e quindi parlo di fisica, parlo di biofisica, parlo delle molecole che possono interagire tra loro, penso che uno dei medici e fisici più preparati sia il nostro grande Pier Giorgio Spaggiari, che mi onoro di avere qua con noi, oltre che essere un grande amico. Professore, i capelli? Mi ha tirato per i capelli. Non era previsto, mi sembra, un dibattito tra di noi. A questo punto, ricordatevi della scuola, 14-15 marzo. L'ha già detto lui, quindi io non lo dico. Allora, oggi avete sentito parlare di tanti argomenti, ma il tema fondamentale era il mitocondrio. Mitocondrio mon amour. E devo dire che il mio amico Soresi, che ha scritto questo bellissimo libro, Mitocondrio Mon Amour, mi ha fatto scrivere un pezzo sul mitocondrio quantistico. Il mio amico Biava ha parlato di cambio di paradigma, Giorgio Terziani ha detto che io arrivo dalla fisica, voi lo sapete, e poi sono passato alla medicina. Sembrerebbero due discipline totalmente diverse, invece io ho dimostrato da 30 anni a questa parte che in effetti c'è una connessione diretta tra la fisica quantistica e la medicina. All'inizio pensavo che succedesse una rivoluzione, oggi in effetti, guarda caso, abbiamo spiegato molto bene che se non ci fossero state le leggi della fisica quantistica, tutto quello che noi medici impariamo nell'università non avverrebbero. Cioè tutti i principi biochimici, tutte le reazioni biochimiche che avvengono nell'organismo, la condizione è che si applicano le leggi della biofisica quantistica. Quindi ecco il ruolo della fisica. Allora io ritorno un attimo al mitocondrio mon amour. E quando Soresi me l'ha detto, io ho pensato, ma mitocondrio gioca un ruolo fondamentale. L'avete sentito questa mattina in maniera molto più autorevole. Il mitocondrio che fa? Produce ATP. Quello che noi fisici chiamiamo energia cellulare. Se manca l'energia cellulare, crolla tutto. E allora io mi sono chiesto, ma questo mitocondrio come la prende? Come fa a produrla? E allora prende acqua dall'acqua extracellulare, la tira dentro, diventa acqua intracellulare. Se l'acqua è ricca di elementi, e quali sono gli elementi fondamentali dell'acqua? L'idrogeno e l'ossigeno. Benissimo. E lì comincia a produrre. Ma la produzione di ATP, mi sono domandato, ma che cosa comporta nella cellula? Perché noi medici non sappiamo. Comporta il fatto che se il mitocondrio funziona bene, produce una differenza di potenziale. Questo è un termine mio, un termine fisico. Cos'è la differenza di potenziale? La membrana cellulare è fatta in maniera doppia, e se io mettessi uno strumento che mi misura la tensione, esattamente la tensione della vostra batteria, quando la macchina voi andate a misurare dall'elettrauto la tensione perché non parte più bene, e vuol dire che la batteria si è scaricata. E cosa fa il vostro elettrauto? Prende uno strumento che si chiama volmetro e
misura la differenza di potenziale o tensione, che è esattamente la stessa cosa. Allora io ho fatto la stessa cosa, ho detto, ma vuoi vedere che a questo punto c'è una differenza di potenziale tra l'acqua interna e l'acqua esterna? Orco, ho indovinato. È 70, meno 70 millivolt la condizione normale. Quindi quando i mitocondri funzionano bene, la mia cellula, la nostra cellula è un accumulatore, è una batteria che si può scaricare. E allora mi sono domandato, ma se si scaricasse questa cellula, la scarica da chi è dovuta? Al mitocondrio, che non pompa sufficiente energia cellulare. La differenza di potenziale è badata bene in un qualunque fenomeno infiammatorio cellulare, diventa meno 50 millivolt media. E allora mi sono divertito. Il mio amico Biava ha parlato di tumore, di riprogrammazione, di cambio di paradigma. Ma cosa succede in una cellula tumorale? In una cellula tumorale la differenza di potenziale diventa meno 20 millivolt. Cavolo, è una cellula scarica. E allora mi sono chiesto, ma tutti i processi infiammatori che se non vengono controllati poi vanno necessariamente su una strada che potrebbe portare a una patologia tumorale, come faccio io a compensarla? Questa è la domanda. Come potrei fare? Beh, potrei tentare di dire che se i mitocondri ricevono acqua più ricca di idrogeno, oppure nel caso, nella fattispecie, visto che qui avete fuori, avete visto cell food, quindi un generatore di ossigeno, se io alimentassi quest'acqua con ossigeno, cosa potrebbe succedere? È che il mitocondrio produce più ATP, ovvero passa da meno 50 millivolt, guardate che il meno, perché uno potrebbe dire, scusa, meno, allora è più basso ancora. No, il meno vuol dire che il segno meno è dentro l'acqua intracellulare è il meno, fuori c'è il più. E poi adesso vi stupisco. Beh, allora io potrei fornire elementi all'acqua, in modo tale che il mitocondrio funzioni di più, produca di più e mi riporta da meno 50 a meno 70. E se gliene do di più, beh, arriverà a meno 80, a meno 90. Valore assoluto comunque è 50, 70, 90. Il meno vi ho detto cosa significa, eh? È dentro. E voi capite bene allora che anche qui si cambia il paradigma. Perché non penso che qualche nostro collega dell'università abbia trattato la cellula nel modo in cui io cerco di vedere dal punto di vista fisico. Ecco perché mitocondria Monamur è, guarda caso, quantistica. Ma perché? Ma perché la quantistica si occupa evidentemente di tutto ciò che la cellula può produrre. Stamattina avrete sentito il DNA, qualcuno ve ne ha parlato, perché io non c'ero, quindi non so, ero impegnato in un'altra vicenda. Quindi non so che cosa vi hanno detto. Ma il DNA è un'antenna. Spero che qualcuno ve l'abbia spiegato. E sì, sì? Le? Sì o no? Boh. No? Sì o no? Sì, ottimo, meno male. E allora questo vuol dire che vedete che cambiamo il paradigma, ma non è che a questo punto, e continuo a dirlo, che la parte fisica è più importante della parte chimica, ma manco col cavolo. Sono la stessa cosa, sono due facce della stessa medaglia e quindi sono sinergiche. Non sono una cosa diversa. Certo, noi continuiamo a dire siamo medici e conosciamo soltanto questo aspetto. E quindi cosa vuoi dire? Andiamo avanti così. Ma fortunatamente qualcuno di noi conosce anche un'altra disciplina e vede anche finalmente l'altra faccia. Ecco cosa volevo dirvi io. Quindi
Se il food a questo punto gioca un ruolo importante, o meglio, potrebbe giocare un ruolo importante. E poi stamattina avete parlato di epigenetica, sicuramente, no? Il convegno era mitocondrio, il segreto della longevità, energia per la vita, no? Oh, sono tutte parole quelle lì che arrivano dalla fisica, energia per la vita, non dalla chimica. E poi avrete, ho detto, sentito parlare epigenetica, vedo Burgio, sicuramente vi ha fatto una dotta lezione. L'epigenetica non entra nel particolare perché sono loro i maestri, sono loro quelli che hanno elaborato tutto ciò che voi avete sentito. Ma io mi sono domandato, visto che sicuramente qualcheduno, Giorgio Terziani, vi avrà parlato di uno strumento in grado di dare un supporto notevole, l'S-Drive. Allora io mi sono domandato, ma siccome mi fanno un sacco di domande su questo, ma che senso ha se io prelevo 3 capelli, 4 capelli e li metto dentro in un circuito che io chiamo risonante? Io lo chiamo risonante. Che senso ha? Ah, c'ha molto senso, perché nel cappello noi abbiamo uno spettro di frequenze, guardate un po', cambio di paradigma, orco, il cambio di paradigma. Abbiamo una successione di frequenze che noi chiamiamo spettro di frequenze, che sono legate al mio cappello, al vostro cappello. Tanto vero, faccio un passo indietro nel dire che, avendo fatto il direttore generale per 20 anni in questa regione Lombardia, dei più importanti ospedali lombardi, quando facevamo le riunioni con le autorità giudiziarie di polizia, ci si poneva il problema di dire: ma come facciamo a dire che uno è drogato? Perché la cosa migliore sarebbe quello di prelevargli dell'urina. Ma l'urina, se quello dice no, non mi scappa, non è che possiamo mettergli un catetere. No, questo non possiamo farlo, perché è cruento. Beh, allora che si fa? Togliamogli 2 capelli. Come 2 capelli? Sì, togliamogli 2 capelli. Perché? Perché nello spettro che rappresenta, che esce dal nostro cappello col bulbo, salta fuori totalmente lo spettro di frequenze, compreso se quel signore lì si è drogato. E allora io ho detto: ma scusa, l'S-Drive, visto che avete sentito parlare di questo sistema, che cosa è in grado di fare? Se io tiro via 3 capelli, li metto in un circuito risonante. Che vuol dire circuito risonante? È un circuito in grado di captare lo spettro di frequenza di qualunque elemento biologico, in questo caso il cappello. Lo spettro è una successione di frequenze, e quando io faccio così vuol dire che è una successione, è una curva strana, balorda, ma che può essere vista come successione di punti, e quindi vuol dire che trasformo la curva analogica in digitale. Quando io faccio i punti di quella curva diventa digitale, posso memorizzarla su un computer volgare e poi via internet potrei mandarla a distanza dall'altra parte del mondo. In questo caso vi avranno detto: li mando in Germania. Benissimo, perché in Germania? È perché là c'è un centro di elaborazione di dati che confrontano tutti questi punti che rappresentano la mia spettro di frequenza, lo confrontano con N dati. E allora uno potrebbe dire: ma allora quello gli serve per fare la diagnosi su di me? Ma neanche per sogno. Serve come supporto. Perché noi medici, per fare la diagnosi, abbiamo bisogno di una serie di elementi, che potrebbero essere le lastre, visto che abbiamo un pneumologo stranoto, la TAC, la risonanza, gli esami del sangue ovviamente. Beh, allora abbiamo uno strumento in più
che ci dà, che ci arricchisce di informazioni, e sulla base di questo è chiaro che è un supporto alla diagnosi, non è la diagnosi. Non è come dice qualche medico, dice, ma allora uno non sa fare il medico, dai, prende quella roba lì e te la fa lui. No, non ti fa lui niente. Sei tu che devi avere il supporto di tutti gli elementi, gli esami del sangue, l'attacco, le ecografie, le risonanze, e anche questo. Bene, allora voi capite bene che io sono molto contento del fatto che Giorgio Terziani ed altri abbiano pensato di fare un corso in cui finalmente io, che farò 6 ore, potrò partire dalla base e non fare lo spot ogni volta. Dice Giorgio, vammi a parlare per piacere dell'importanza della medicina quantistica dentro il corpo umano. Ma io ogni volta butto il sasso e attendo che ci nascono le onde. No, io partirò da zero e a questo punto farò le prime 2 ore, le seconde 2 ore, le terze 2 ore, e a questo punto costruiremo veramente il grattacielo che farà capire a noi medici che tutte le cose che noi andiamo dicendo sono cose che hanno dei fondamenti scientifici. Perché alla domanda, ma insomma lei deve dimostrare, il collega che mi ha parlato, che ha parlato prima, ha dimostrato, vi ha fatto vedere dei grafici, vi ha fatto vedere delle sperimentazioni, e io a questo punto dimostrami, ma che cosa devo dimostrare? Se io parto da dei principi che sono la base della fisica quantistica e che hanno portato al riconoscimento di Nobel della fisica quantistica. E quindi che cosa devo dimostrarvi? Che la massa energia, l'avete detto voi, va lì, energia per la vita, che la massa energia ve la devo dimostrare? Ma ha preso il Nobel Einstein, ma poi noi diciamo sempre Einstein, ma no, ma ci sono stati Bohr, ci sono stati un sacco di fisici che hanno preso il Nobel di quell'epoca lì, e noi però usiamo sempre il più noto che è Einstein. Bene, allora finalmente potremo fare un corso che parte dalla base e arriva a far capire a tutti voi che quello che noi andiamo dicendo è scienza e non fantascienza. Grazie a tutti. Adesso prendiamo, le 6 ore sono tante. Salve.